Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una risoluzione in materia di riorganizzazione scolastica. Con il documento approvato si impegna il Presidente e la Giunta regionale a proporre al Ministero dell'Istruzione del Merito la rimodulazione sostanziale del numero minimo degli studenti occorrenti per la formazione delle classi in territori montani svantaggiati. Nello specifico, la richiesta discussa e approvata a maggioranza è stata quella di impegnarsi in sede di conferenza unificata per chiedere l'abbassamento da 900 a 600 studenti ed evitare così una riduzione da 115 a 81 scuole, richiesta che la conferenza potrebbe accogliere andando a rivedere l'applicazione delle norme previste dalla legge 192/2022 che attualmente penalizzerebbe oltremodo la regione. A causa del mancato numero legale poi non è stata discussa la mozione presentata dal consigliere Braia a supporto dei lavoratori della forestazione, di cui una delegazione era presente in consiglio. La richiesta per i circa 3.500 lavoratori del comparto era quella di aumentare le ore lavorative a 151 per avere garanzie di coprire almeno un'intera annualità. Oltre ad avere questa mensilità in più, non è che poi alla fine risolviamo il problema, perché il problema è tutt'altro, insomma. Qui bisogna tirare avanti e tirare avanti. L'80% di questi lavoratori sono tutti monorediti, quindi andrebbero a dare, diciamo, una mano a noi che siamo, diciamo, disperati, andrebbero a dare un grande aiuto.